Il secondo round dei trofei Wheel Up Moto Estate è andato in scena sullo storico circuito di Varano de Melegari. In un weekend difficile per le condizioni meteo, lo spettacolo non è mancato in pista, con gare combattute fino alla fine in una domenica ricca di gare. I primi a scendere in pista, i piloti della Supermono. Su una pista umida, Filippo Farioli ha dettato legge in sella alla sua RMU. Il giovanissimo talento bergamasco ha staccato fin da subito la concorrenza capeggiata da Lazzarini, che a sua volta ha staccato Cogliano. Vittoria di Fabio Ferri nella Supermono 450, che ha battuto la concorrenza di Rossi e Paolucci. Nella 250 SP, affermazione di Cogliano, brava ad allungare fin da subito su Chiono e Zuccato, sul podio già al debutto. Ambrosi invece ha conquistato il primato nella IGP 125. Dopo la Supermono è toccato alla Mini GP proseguire il weekend di gara. A vincere è stato uno stratosferico Daniele Galloni, che ha annichilito la concorrenza, correndo una gara solitaria che gli ha permesso di conquistare la vittoria assoluta e il primato nella 160 e 10 pollici. Daniele ha staccato e preceduto Cervioni, primo della 190, e Specolizzi, terzo della 10 pollici. Nella 12 pollici, vittoria di Daniel Bianchi, bravo a procedere la giovanissima Arianna Barale e Maltempi. Fratus ha condotto gara solitaria nella 1000 Open, ma un errore gli ha condizionato il risultato. Il bresciano, sanzionato di 20 secondi per partenza anticipata, ha così chiuso sesto. La vittoria è quindi andata a Massimo Cornero, secondo al traguardo, che ha battuto la resistenza di Cristini, pareggiando così i conti dopo la gara di Franciacorta proprio con il rivale. Al terzo posto un ottimo malfatto, al primo podio nel moto estate. Nella classe 1000 stock, seconda affermazione per Ivano Magnano, il piemontese ha messo alle spalle Mestriner e Lamagni. Nella 125 SP Moto 4, Pisano lascia il segno. Parte e stacca la concorrenza, andando a vincere in solitaria l'assoluta e la classe open. Alle spalle di Pisano nella open, Maffei e Cambioni. Nella 125 SP dominio di Repetti, a completare il podio poi dell'SP Balboni e De Padova. Moto 4 nel segno della new entry di Vittori, in sella alla debuttante Daigo, brava a dare ragione di Margarito, in sella alla Phantom, che gli ha dato filo da torcere fin sotto al traguardo. Al terzo posto il leader di campionato Marco Como. Tra i rookies, affermazione per Di Emanuele, finito quarto assoluto, mentre sul podio con l'abruzzese il compagno di squadra Macrelli e Morri in sella alla Bucci. La 300 è stata la copia della gara di Franciacorta, bellissima bagarre tra Raineri e Ragusa che si sono giocati il successo fino alla fine. In terra lombarda era stato Raineri a vincere, ma questa volta è toccato a Salvo Ragusa prendersi la rivincita e mettere alle spalle il rivale. Al termine della gara i due piloti della Challenge hanno finito in volata, precedendo Nico Lusso, terzo assoluto e primo della classifica 300. Sul podio della Challenge, che prema il vincitore con la wild card al mondiale, a fare compagnia a Ragusa e Raineri sul podio, è andato Felappi, terzo al termine di una bella gara. Lusso ha poi vinto la classe 300, precedendo Agazzi e Brianti, afflitto da un problema tecnico che non gli ha permesso di esprimere il suo valore. 600 spettacolare e come al solito mille sorprese. Un bel gruppo davanti e i primi colpi di scena con la scivolata del pilota di casa Mortali, poi ripartito, mentre poco dopo è toccato allo Bartolo. Nel mentre, in testa, Travagliati e Filippi allungavano. Nel finale poi Travagliati ha fatto il vuoto e vinto a braccia alzate, mentre alle sue spalle Filippi, che ha preceduto Besana, chiude in seconda posizione. Il podio assoluto è quello della Stock, mentre nella Open, successo per Ferrari, bravissimo a rimontare dalle retrovie. Alle spalle del pilota lombardo chiudono poi il podio della Open Brignoli e Daniele Corradi. Nella Race Attack 600, tantissime emozioni in entrambe le manche. Prima vittoria assoluta per Campaci, il giovanissimo pilota Honda ha ottenuto un secondo e un primo posto di manche, stesso risultato di Pirotti, ma vincendo la seconda manche ha conquistato il gradino più alto del podio. Terzo posto infine per Rolando, autore di due gare brillanti. Vittoria poi tra i rookies per Gasperini, quarto assoluto, salito sul podio con Pilla e Benedetti. Nei challenge primo posto per Meneghini, che ha preceduto Fiore e Barbieri. La 1000 Race Attack ha visto Michael D'Ambrosio scatenato. Il portacolori del Motoclub Ducale ha conquistato una bellissima doppietta che gli ha regalato il primo successo stagionale. In gara 1 Fontana e Palladino sono scivolati mentre erano in lotta con D'Ambrosio. Palladino, con il terzo posto dopo aver rialzato la moto in gara 1, ha comunque conquistato il terzo assoluto. Giacomini invece ha fatto suo secondo posto di giornata con due piazze d'onore. Nei rookies infine Ciuti ha preceduto Piccini e Della Volpe, mentre tra i challenge vittoria di Giacomini davanti a Scaltritti e Papa. Il moto estate ora osserverà un piccolo periodo di pausa per poi presentarsi a Cervellina per il terzo round stagionale di una stagione entusiasmante.